Vogliamo oggi ancora riflettere sugli effetti, sulla, come dire, su questa realtà di fede che è la comunione dei santi, che noi viviamo e crediamo, che noi viviamo e crediamo insieme all'intercessione dei santi, prima la comunione dei santi e la comunione con i nostri fratelli e le nostre sorelle defunte che sono in purgatorio. Se nella comunione circola la grazia che il Signore dona ad un membro, quella grazia donata a quella persona, a quel membro della comunione dei santi, cioè a chi appartiene al corpo mistico di Cristo che è la Chiesa, quella grazia non rimane solo su di lui, ma appunto, poiché l'amore è diffusivo, come dice San Tommaso, quella grazia di Cristo, quell'amore di Cristo si diffonde a beneficio di tutto il corpo mistico di Cristo. E per il peccato? Ieri abbiamo un po' accennato a questo tema. Noi siamo convinti che quando facciamo un peccato che conosco solo io e al massimo il confessore, quel peccato nascosto, quel peccato tra virgolette non pubblico, rimanga solo tra me e il confessore, faccia male al massimo solo a me stesso e poi giustamente mi viene perdonato, eccetera. Non è così nella logica della comunione dei santi. Così come la grazia e l'amore di Cristo irrobustiscono tutta la Chiesa, così il mio singolo peccato, il mio peccato che nessuno conosce se non Dio solo, quel peccato, tra virgolette, rallenta, in un certo senso ferisce e indebolisce la comunione dei santi. Perché vedete, nell'amore c'è sempre reciprocità. E questo riflettere sul peccato che ferisce la comunione dei santi, sia dei viventi, ma che anche delle anime purganti, deve essere veramente un motivo di riflessione per ciascuno di noi. E pensare che ogni peccato, anche quelli nascosti, che conosco, ripeto, solo io e Dio, sono peccati che non feriscono solo me, ma feriscono tutta la Chiesa, tutto il corpo mistico, quindi, che è la Chiesa, di cui Cristo è il capo, e non aiutano certamente le anime dei nostri defunti, le anime purganti. Ci vediamo domani per Repio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!